E allora vediamo questa lista. Questa è la mia lista di invitati. L'hai invitato questo ragazzo che sta passando? No, non lo conosco. Manca solo lui, ha invitato tutta Palermo. Ah, che sei scemo. Guarda la mia. Vediamo la tua, vediamo. Allora. Ma scusa, Alfredo deve venire per forza. Ma siamo amici. Ma amici, che sarebbe se si sentono qualche volta. Ma amici dell'infanzia, ma che dici? Vabbè, depennato, non ti offende. E poi Lara e Vincenzo, ma chi sono? Gli amici miei del villaggio. Sì. Vabbè, depennati, lascia stare. Cosimo e Michael, cioè tu stai praticamente invitando tutti. Io? Tu hai fatto la nona regina e invito io. Ma che dici? Oh, è il mio matrimonio. Almeno io posso essere invitato? Non lo so. Allora, amore, questa è la predisposizione dei tavoli che ho fatto. Sì, hai messo mia zia Paola accanto a mia zia Leonora. E allora se lei te? Non hai capito? Quelle si odiano, ci fanno andare sotto sopra il matrimonio. E vabbè, semplice, la mettiamo in questo tavolo. Sì, accanto a tuo fratello. Ti giuro che per quell'occasione si dovrebbe lavare. Non è quello il problema, tuo fratello è l'ex di mia cugina, nonché figlia di mia zia Paola. Va bene, mio fratello lo spostiamo e lo mettiamo qua. Sì, vicino al bagno. E va bene, buono, almeno se non si è docciato si sciacqua le ascelle. Ma non mi piace, dai. Va bene qui. Là no, accanto a Marco, ci stanno, uno interista, l'altro juventino. Senti, facciamo una cosa, beviamo i tavoli, lasciamo solo le sedie e portiamo i piattini con il mangiare. Sì, così non è un matrimonio, è un compleanno a 10 anni che avvicina a mare. Va bene, ok, a domani allora, un bacio, ciao, ciao, ciao. Allora amore, domani vado a provare l'abito. Bello, dove andiamo? No, ma tu stai a casa, io domani vado con mia sorella e la mia amica, per il tuo invece ci andiamo martedì. Cioè non capisco perché, per il tuo abito ci devo andare con la tua amica e tua sorella non posso venire e per il mio devi venire tu. Amore, semplice, perché tu non hai gusto e solitamente ti vesti a minchia. Ma mi vesto a minchia nelle occasioni normali, ma nelle occasioni importanti. A cazzo. A cazzo. Amore, ma hai qualche idea per il catering? Stavo guardando il menù dell'Elite, mi sembra figo. Vediamo. Ma guarda che ci sono Miriam e Gianluca che sono vegetariani. E vabbè, contattiamo a Federica che fa delle cose per i vegetariani di classe proprio. E poi ci sono Rosy e Alberto che sono vegani. Va bene, contattiamo l'orto di Bo che fa delle cose per i vegani, ma proprio per i matrimoni, per le comunioni, da pare. Ok, ma c'è Roberto che è fruttariano. E c'ha Cati banane. E poi c'è Domenico che è respiriano. Meglio, lo mettiamo fuori nel terrazzino, così si prende una boccata d'aria e stessa zia. Fossero tutte come a Chiesu, io sparagnai su catering, mi ha proprio soldi. Amore, ma per la musica chi scegliamo? Ma io pensavo qualche musica dal vivo, tipo queste band che fanno i tributi, cose. Amore, il DJ, però no DJ Scatoio, DJ quello con i vinili, quello di una volta. Amore, uscirò la macchina, che cosa vuoi messo? Ma io vorrei invitare qualche cantante tipo Ligabue o Marco Mengoni o Davide Shorty, qualcuno insomma dal vivo. Sì, sì, dal vivo il concerto tu puoi fare, ma faccio con karaoke che canta se bruciasse la città. Amore, sei il solito ticchio però. Il solito ticchio, il solito ticchio. Vabbè, facciamo così, amore, io chiamo a Beyoncé e ci dico, senti, non ne ho soldi, però se vieni in Sicilia ti posso mangiare il sigola, non ti preoccupare, ci penso io, sta a casa mia. Anzi, nei tavoli la mettiamo accanto a mio cugino Maico che ci piacciono le americane. Che se continui, ti giuro, però chiamo un neomelodico, chi stica collane che ci sticono nelle ginocchia e ci faccio cantare la canzone tipo mamma cacciami.